Altre prove. Il materiale sottoposto all'azione della fiamma di un Bunsen carbonizza mandando un odore di cheratina bruciata, lasciando un deposito di cenere di colore grigiastro molto fine. In stufa a 50 gradi si disidrata diventando consistente ed assume una colorazione brunastra. Il materiale rimesso in acqua ridiventa elastico mantenendo la colorazione acquisita. In acqua bollente diminuisce il volume dopo 10 minuti e tolto rimane contratto e di aspetto gommoso. Rimbalza come la gomma sulle superfici rigide. Il materiale messo su piastra metallica al Bunsen fonde lasciando un residuo catramoso di colore nero. Non esala odore di cheratina bruciata. In metile benzoato il materiale dopo alcune ore perde di consistenza e tende a scomparire. In xilolo non si nota nulla nemmeno dopo alcuni giorni. In acetone dopo alcune ore assume consistenza più compatta. Risultati. Pur non avendo ottenuto sezioni trasversali, l'aspetto al binoculare e le varie prove eseguite escludono che si possa trattare di tessuto animale. Si consiglia una prova per determinare se si tratta di materiale plastico. Non sono nemmeno sicuro se si tratta di materiale plastico. Noi abbiamo supposto che fosse un polimero la parte esterna, però l'estroflessione a forma di squama, va bene, contiene cheratina. Ecco, io ho dettato le prove tecniche, in parte chimiche, seguite dal ricercatore. Altre prove le ho eseguite io, che sono un chimico. Cosa dire allora di tutto questo? Orme ce ne sono a bizzeffe, segni ce ne sono moltissimi. Avremo ancora due ipotesi, dovrei esporvi ancora un pochino queste ipotesi. Qualcuno potrà pensare, ma si tratta forse di qualche scherzo di un burlone, lasciare impronte un po' dovunque. Bene, io ho scritto anche questo. Vediamo un po' perché escludere lo scherzo di un burlone, perché bisogna tentare di ragionare anche per esclusione, ovviamente. Abbiamo preso in considerazione un eventuale scherzo di questo burlone. Allora, supponiamo che un abilissimo buontempone si sia messo in testa di architettare la beffa del secolo e quindi di far credere all'esistenza di un essere mostruoso nella nostra zona. Egli creerà delle finte orme di piedi con tre dita ungulate mediante uno strumento costruito da sé. Però le orme sono di diversa misura, quindi più strumenti. Ma alcune orme appaiono così naturali dai calchi in nostro possesso che si può pensare al limite che il nostro burlone abbia avuto una pazienza certosina di plasmarle con le proprie mani e di recarsi in decine di zone diverse, lontane fra loro decine di chilometri. Avrà pur pensato che il suo sapiente e zelante lavoro di architettura poteva essere vanificato da eventuali piogge che avrebbero distrutto alcuni pezzi del suo mosaico. Niente paura, le orme saranno numerosissime e non tutte andranno perse. Il nostro eroe addirittura si preoccupa di far trovare anche impronte di mani gigantesche, solo a chiesa e in qualche altro posto però, perché si fa meno fatica. Cura anche che altre orme siano trovate in posti impervi e isolati, arrampicandosi lungo gli argini dei fiumi e dei canali con il pericolo di fare un bel bagno e anche di annegare e per giunta di essere visto da alcuni o da qualcuno. Vorremmo però che il nostro amico ci spiegasse come abbia fatto a procurarsi e a portarsi appresso uno strumento capace di provocare in questi 3 anni forme diverse di buche, su cui si è esercitata una pressione di circa 150 e anche 250 kg. Ma evidentemente per lui sono state rogne e sacrifici, con perdite incommensurabili di tempo. Probabilmente è disoccupato e di tempo ne ha. Sarà stato molto in gamba per eliminare le tracce dei piedi intorno alla pseudo-impronte del mostro. Chissà come avrà fatto. Avrà anche costruito un paio di ali per sparire velocemente e magari volteggiare su alcuni caseggianti di Budrio, gridando disumanamente per attirare la propria attenzione e prendersi schermo degli attori di paesane. Bisogna premettere che nell'88 a Budrio fu visto volteggiare un essere alato, ne parla ancora la gente di Budrio, in provincia di Bologna, con delle grida, degli schiamazzi enormi. Ma il buontempone vuol calcare la mano. Si apposta di notte lungo l'argine dei canali, a pochi metri dai pescatori, lascia cadere in acqua dei macigni colossali, provocando l'innalzamento del livello locale di quest'ultima, come è capitato a molti, e lo spavento dei primi, come è accaduto appunto da alcune persone, alcune delle quali sono di mia conoscenza. E costruendo, al buio della notte, appositi orme a pochi metri di distanza dagli sbigottiti testimoni.
Appena questi si sono allontanati precipitosamente, il nostro eroe, che tra l'altro è anche nictalope, cioè capace di vedere al buio, completa l'opera sgusciando per la discesa dell'argine e seminando altre orme, pestando la vegetazione e seccandola anche, poi chissà con quali sofisticati metodi. Si preoccupa persino di far trovare una strana peluria, certamente non umana, come da analisi microscopica, strappata a qualche animale che forse non è di questa terra. Analisi sono ancora in corso. È un enorme sterco, e questo potrete vederlo nelle diapositive, di 32 cm di lunghezza e di 8 cm di diametro. Prelevato dal terreno boscoso, dopo paziente attesa, e poco dopo, anzi poco lontano, da qualche gigantesco animale. Infine si traveste da uomo rettile, coperto di scaglie verdi, di una tuta con mani a quattro dita e piedi a tre dita. Si immerge nelle profondità delle acque dei canali e del Po e in apnea attende che qualche pescatore si faccia vivo per poi fuoriuscire tranquillamente dal fluido, a volte vorticoso come nel caso del Po, e apparire adesso con occhi circolari enormi e con pupilla verticale, dotato anche di un paio di trampoli per poter raggiungere l'altezza di circa 2,5 metri, e poi immergersi di nuovo e lasciando nell'angoscia il cuore ad atterrito testimone. Questo è accaduto a un pescatore di Stienta. A distanza di chilometri da un'altra zona, un altro pescatore ha visto la stessa cosa. Un essere coperto di scaglie verdastro, i due pescatori non si conoscono, abbiamo indagato, perché noi prima di essere ufologi siamo dei detective, diciamoci, definiamoci in questo modo anche. Il nostro burlone è un abile tessitore di inganni, che si sia procurato anche un biglietto di aereo per portarsi nella regione di Jiumen, nella Siberia occidentale, e traversisti da uomo delle nevi, come racconta un certo articolo dell'ANSA, ce l'ho qui. La spedizione sovietica ha visto lo Yeti e altre spedizioni hanno avvistato altri animali chiamati Yeti nella Germania Est e anche in altre zone. Non ne parliamo poi del Bigfoot, il Sasquatch delle foreste nord-occidentali degli Stati Uniti, filmato, fotografato, quindi ripreso più non posso. Bene, cosa possiamo dire? Il nostro eroe, sempre travestito da questo uomo rettile, aveva fatto poi in agosto del corrente anno, cioè del corrente anno, vi parlo adesso, nell'agosto dell'88, quando ovviamente è avvenuto il fatto, aveva fatto capolino anche nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, e sottoposto ad una caccia svietata. Fu visto uscire, in base a un articolo apparso dell'88, a Bishop Hill, nella Carolina del Sud, da una palude. Una storia affascinante. Ma quello che il nostro amico non riuscirà mai a spiegare ai negatori della realtà ufologica ed anomala, non solo ufologica, è come il suo travestimento di uomo rettile sia in modo incredibile simile a quello riportato in una ricostruzione fotografica di Homo Saurus, che i nostri collaboratori di Sony ed altri penso che vi abbiano fatto vedere nella mostra tenuta precedentemente. Trovata recentemente in una zona di Alberta, Canada, dal paleontologo canadese Del Russell. Se noi confrontiamo quell'Homo Saurus con quello che abbiamo nel nostro notiziario e con quello che è stato visto a Bishopville, nella Carolina del Sud, non possiamo fare a meno di notare delle rassomiglianze incredibili. Per quanto riguarda gli animali morti, il famoso gatto trovato a Boara, in località Boara, non è solo. Durante le nostre indagini dall'86 all'89 abbiamo trovato anche una cagnetta di 5-6 giorni, ve ne ho già parlato, apparsa 5-6 giorni prima, non c'era, quindi apparsa completamente disseccata, con uno sguardo di terrore sul volto, con la pelle rinsecchita, quasi mummificata. Stavamo facendo l'analisi, eravamo tornati sul luogo, non è stata più trovata. Può anche darsi che sia stata gettata da qualcuno, non sappiamo, siamo sicuri di questo. Ma in 5 giorni una cagnetta poteva trasformarsi in quel modo completamente, non dico di sossata perché le ossa c'erano, ma mancava tutte le parti molle, putrefatta si può dire, con dei fori attraverso il corpo, può darsi che fossero stati provocati da esplosioni di gas in decomposizione. Alcune informazioni che sono state raccolte dal quotidiano spagnolo Il Día, nella città di Taco, sono accadute delle morti misteriose di animali. L'apparizione nella zona di due pastori tedeschi e tre capre, senza cuore, né sangue né le vene. Questo è stato tradotto dal quotidiano spagnolo Il Día del 12 maggio 79. Poi è successo qualcosa anche a Svitti, e questo è riportato un po' in tutti
tutti i casi codici, il 6 ottobre del 1961 ad Alamosa, Colorado. Anche questo abbiamo trattato nel nostro notiziario, una cavalla completamente spolpata, misurata con i Geiger e apparsa radioattiva, nemmeno gli avvoltoi si sono avvicinati alla colonia di questo cavallo. Questo cavallo Slip non aveva, pare fosse una cavalla addirittura, non aveva né cuore, né polmoni, né reni, né parti molli e mancava totalmente di sangue. Per quanto ci siano abili chirurghi, io non so perché avrebbero dovuto attuare abili chirurghi tutto questo, come hanno fatto a privare il corpo, la carcassa di questo cavallo, delle parti molle e del sangue. Questo è un mistero, ma non è un mistero se si pensa che la sera prima, sulla fattoria, dove la fattoria del cui recinto c'era questo cavallo, sono stati scorti degli oggetti luminosi appariti in loco. Quindi, come possiamo accorgerci, il fenomeno UFO è sempre in diretto abbinamento con questi fenomeni anomali. Bene, qui ci sono alcune ipotesi, però io penso che potremmo dilungare, aspetto magari le vostre domande. Ci sono qui altre apparizioni di animali che sembravano non esistere sulla Terra, e invece sono animali che appaiono anno per anno, sempre di diverse dimensioni e diciamo di diverso genere, appartenenti a famiglie sconosciute e nuove. Abbiamo i vari rappresentanti di gruppi ufologici, Massimo Ferrangelo di Sera 2001, Angelo Brosignani del Trivo, altri che si sono nascosti in questo momento, non riesco a vedere. Comunque abbiamo molte persone dell'ambiente che hanno reso possibile appunto questa manifestazione, tra cui un gruppo di Rovigo che saranno presenti il giorno 30 quando avremo il convegno. Questa mostra infatti durerà fino al 29, il 29 terminerà e il 30 avremo il convegno. Adesso il convegno è qua dentro, quindi dovremo spostare tutto il materiale. Adesso vi illustrerò un po' tutto il materiale che è esposto, visto che siamo qua al centro. Allora cominciamo con questi strani reperti. Allora, questi reperti ci provengono dal gruppo USAC di Rovigo, che è un gruppo di ufologi, è retto dal professor Sebastiano Di Gennaro, che è laureato in chimica ed insegna a Rovigo, e tra l'altro è stato l'unico ufologo che è stato invitato a un convegno dell'Aeronautica Militare Italiana. Lui domenica 30 avrà modo di confermare che di illustrarci meglio tutti questi reperti e di parlare. Questi calchi di gesso in particolare sono impronte, diciamo, misteriose, che sono state ritrovate in varie località tra Bologna, Rovigo e Ferrara, comunque generalmente lungo il collettore Madano e lungo il corso del Po. Impronte non meglio identificate di creature con queste zampe palmate che presentano o 3 o 4 milioni. La leggenda parla già di piedi nostrani. Noi vi presentiamo questi calchi così come sono stati realizzati sul luogo. Di cosa si tratta? Bene, non lo sa nessuno. Il reperto conservato come una reliquia da questo gruppo è questo gatto che è stato rinvenuto l'anno scorso, nell'89, in giugno, è un gatto, in località Poarra. C'era stata la segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto una strana luce sul luogo. Questo gruppo è arrivato, si è recato sul posto e all'interno di una grossa bruciatura ha trovato questo gatto completamente mummificato. Qui la struttura chimica si può dire è stata alterata, le zampe posteriori sono state bruciate, il pelo anche questo è stato bruciato ed è scomparso, e questo animale tra l'altro non viene neanche attaccato dai batteri. L'anno scorso c'era stata un'alluvione, l'animale si era bagnato perché ancora non era nella teca, però non c'è nessun segno di putrefazione, è rimasto così e quindi completamente mummificato. Dagli studi effettuati l'ipotesi è che questo animale si sia trovato proprio sotto un disco volante e quindi oltre a essere morto la sua struttura sia stata alterata definitivamente. Infatti sul luogo c'erano anche 3 fossette
che dovrebbero corrispondere ai tre buchi dei cosiddetti piedini laterali del disco volante. Procedendo in quest'ordine, invece, una capatina nel mondo dell'esoterismo più in senso stretto, abbiamo i famosi pendolini che per la radiestesia, che qui vi forniamo proprio come curiosità, abbiamo pendolini di vari tipi. La tradizione dei pendolini antichissima, medievale e rinascimentale, quindi noi vi abbiamo offerto anche questa. I pannelli poi li vedremo, dovremo vederli lentamente perché dovremo sfilare. Sempre dal gruppo USAC di Rovigo ci sono arrivati questi strani oggetti che dovrete guardare perché è impossibile sfilarli. Comunque abbiamo una serie di peli che sono stati trovati rispettivamente a Ferrara, Rovigo e Bologna. Peli, peli che non sono riusciti, che i nostri amici chimici di Rovigo non sono riusciti a identificare, per cui sono stati etichettati come peli di animali misteriosi. Chiamiamoli peli di Yeti, comunque si tratta di uno strano pelo. Qua sotto invece abbiamo quello che è un po' il vanto di questo gruppo ufologico che ce l'hanno gentilmente concesso. È una strana sostanza perché è un materiale inorganico che stranamente, il dettaglio strano è proprio questo, contiene una proteina organica che è la cheratina, che la possiamo trovare nelle unghie, nei capelli. Una simile simbiosi non dovrebbe esistere. Il professor Di Gennaro domenica 30 ce l'illustrerà nei dettagli. L'ipotesi che è stata formulata è che sia una specie di tuta semibiologica di qualche creatura anfibia. Perché? Naturalmente, giustamente, resta un'ipotesi. Possiamo dire che le persone che hanno trovato questa strana sostanza non hanno trovato un cadavere alieno, hanno trovato proprio questi blocchi di sostanza. È stata analizzata da varie persone, da vari ricercatori, tra l'altro il professor Di Gennaro è un chimico, e non si riesce a identificarla. Non possiamo dire giustamente sia un alieno. Alieno lo possiamo intendere nel senso più lato di come qualche cosa di sconosciuto. Siamo tutti in attesa di ulteriori indagini. Qui però esclusivamente a livello folcloristico potrete vedere una strana polvere. Ora, in provincia di Biella si racconta una strana storia, una storia che naturalmente andrebbe verificata, di una coppietta che nel 77 attraversava una galleria, la galleria della Rosazza, avrebbe incontrato delle creature alte 2 metri, cosiddetti alieni. Il ragazzo è sceso dalla macchina, avrebbe sparato all'alieno uccidendolo e lo schizzo di sangue sarebbe rimasto nella galleria. Io mi sono recato sul posto, effettivamente c'è questa grossa chiazza, non possiamo naturalmente confermare la storia perché noi non c'eravamo. Sono stati condotti degli studi, effettivamente non si riesce a identificare la chiazza, non si riesce a capire che sostanza sia. Abbiamo poi una pietra ritrovata dal gruppo ufologico Odissea 2001, ci vuoi spiegare tu di che si tratta? Sì, è una pietra che è stata raccolta dopo l'atterraggio di Nuoto, avvenuto sul campo di Ordo nel 1974, di cui quel campo lì è tuttora è rimasta la traccia e non cresce più neanche un modello. Nonostante la relatività, penso che sia ormai finita a passare, nonostante la relatività abbia perso l'effettivo valore. La relatività di che cosa? La relatività sull'oggetto, c'era sul terreno. No, ormai non più, ormai ha perso la relatività, però il campo è rimasto decalcificato e non cresce più moderno. Ed è radioattivo per adesso? No, è decalcificato. Dalla radiazione che ha avuto 14 anni fa non cresce più un filo d'erba. Ma chi l'ha detto che era radioattivo? Sono venuti sul posto i tecnici direttamente dalla scientifica e carabinieri, sono tutti quei gag, e hanno rilevato che il campo era lateralmente radioattivo, tanto è vero che hanno dovuto picchettare tutta la zona con ulteriore arrabbiatura del contadino che non poteva più né seminare né niente. Proseguiamo in questa direzione. Qui potrete osservare tutta una serie di tarocchi, sono abbastanza pregevoli perché abbiamo tarocchi che vengono dalle varie parti del mondo, francesi, inglesi, del Marocco, abbiamo anche alcune carte di Li Qing, questo antichissimo libro cinese, libro dei mutamenti, abbiamo una serie di tarocchi fatti a mano, ci sono stati concessi dal gruppo astrologico Topazio, e poi qui invece abbiamo tutta una serie di fotografie ufologiche.
Ora, gli ufologi per primi sanno che la fotografia non è mai una prova determinante in ufologia. Esistono però delle foto che finora hanno superato, cioè hanno resistito a qualsiasi esame. Ma al di là delle foto ufologiche, vi prego poi di dare un'occhiata alle foto degli che riprendono gli astronauti sulla Luna, alle foto di alcuni astronomi e soprattutto ai fotogrammi dei militari. Recentemente avrete sentito il caso del Belgio in aprile, l'aeronautica militare belga, tra l'altro adesso abbiamo saputo che alcuni alti ufficiali ammettono oramai l'esistenza degli UFO perché non riescono a spiegare il fenomeno di queste strane luci che sprecciano velocissime, che passano da 200 km orari a 1800, e soprattutto vi prego di guardare questi documenti militari che sono stati fotocopiati ed esposti. Parte dei documenti sono stati censurati perché non si è concesso di esporli pubblicamente, infatti c'è tanto di lettera del Ministero della Difesa italiano che ci prega di utilizzarli esclusivamente per scopi di studio. Osservate poi la testimonianza del tenente Palomba, che ha mandato un suo carteggio intestato, e c'è tanto di timbro, io ho evidenziato in giallo il timbro che dice distruggere dopo il, e lasciava lo spazio per una data. Quindi abbiamo documenti della Sûreté francese, abbiamo documenti della CIA, dell'FBI, dell'aeronautica militare italiana. Qui invece vedrete una cosa molto particolare, che è l'affare UMO. L'affare UMO è un mistero particolare dell'ufologia. Sono 30 anni che si va avanti a studiare questo caso, non si riesce a venirne a capo. Avrete poi modo di leggere le varie didascalie e quindi di credere o meno. In fondo da quella parte abbiamo invece la bibliologia e la fantasiologia. La bibliologia è durante la ricerca di segnalazioni ufologiche nel passato. La fantasiologia invece è un argomento un po' più generico che comunque tratta della presenza di civiltà differenti dalla nostra, molto più avanzate già nel passato. Abbiamo già testimonianze più semplici, tipo i casi che ci ha fatto il nostro amico il professor Friuli in Val Camonica. Da tutta una serie di foto, alcune delle quali veramente strane, come potrete vedere, foto che tra l'altro abbiamo tratto da un documentario trasmesso su Telenovo, un documentario svizzero di Fondaniken. Abbiamo le foto di Fergana che mostrano chiaramente un alieno. Abbiamo due foto prese nel monastero di Visoka Deciani, appartengono a un arazzo del 1300, che mostra chiaramente due angeli, come li chiamano i monaci ortodossi, in volo dentro strani oggetti. Abbiamo un antico graffito trovato a Tokyo e poi anche quadri di tutti i tipi. Abbiamo ad esempio la Tebaide di Paolo Uccello, dove si vede chiaramente, si vedono due strani oggetti che sprecciano via. Questo oggetto invece è la copia di un incensiere precolombiano ed è strano perché mostra un omino che fa volare il dio Puma tirando questa strana leva, tra l'altro l'omino ha anche un paio di occhialoni. Questo incensiere veniva usato in questo modo e in un certo senso simboleggiava il volo. Avrete modo di vedere testimonianze anche nel retro dei pannelli. In quest'angolo invece abbiamo una macchina che è in grado di misurare il potenziale bioenergetico delle mani, in parole povere, verificare se una persona può essere un guaritore o meno. E in seguito verranno fatte anche delle prove. Da questa parte invece... Da questa parte vedrete altre testimonianze ufologiche, in particolare una mappa che ci è arrivata dalla Polonia, da un gruppo polacco, in cui sono stati segnati sui monti Tatra passaggi di dischi volanti in corrispondenza con la sparizione di persone. Da questa parte invece abbiamo una cartina realizzata dal gruppo di CIA 2001 che mostra gli incontri ravvicinati di terzo tipo, quindi con alieni, nelle varie parti d'Italia. Se ne guarda all'esterno. Da questa parte invece potrete ammirare i progetti di Giorgio Grassi, il nostro amico sensitivo, che partendo dalla struttura base del disco volante ha realizzato le cosiddette unità abitative, questi nuclei mobili,
in cui potranno alloggiare fino a 3.000 famiglie, nuclei mobili perfettamente autosufficienti, quindi degli ecosistemi che, male che vada, potremo utilizzare se il nostro mondo diventerà invivibile. Personalmente mi auguro che questo non succeda, ma comunque è degno di nota questo progetto. Tra l'altro il nostro amico è diventato anche progettista, quindi non sono disegni campati per aria, perché Giorgio Grati lavora tuttora in uno studio e realizza progetti anche di molte case di Milano. Da questa parte invece i mostri. Naturalmente molte di queste foto sono state spiegate, come ad esempio questi famosi uomini pesce. Si era poi scoperto che si trattava di semplici pesci, un tipo sconosciuto di razza, che però effettivamente impressionavano i pescatori del Manzanillo in Messico, che se li trovavano davanti. Quindi questa resta come curiosità. Perché sono pesci? Sì, sono dei pesci alti così, solo che i pescatori che si tuffavano in apnea li vedevano, terrorizzati, riemergevano. Sono piccoli o? No, sono più. Però emergevano dicendo: abbiamo visto l'uomo pesce, perché per combinazione sembra un pesce. Per cui molte cose sono state spiegate tranquillamente. Bellissimo. Sono interessanti invece queste impronte del cosiddetto Yeti di Pincara, quindi trovato sempre in provincia di Ferrara. Sono gigantesche impronte, alcune delle quali sono servite per quei casi. E qui potrete osservare creature di vario tipo, insomma. Nel retro abbiamo la pranoterapia. Abbiamo immagini della mano radiante e la mano assorbente, ovvero sia la mano che emana il fluido per guarire e la mano che assorbe, diciamo, il male. Abbiamo una serie di foto Kirlian, foto di fenomeni paranormali. E poi quella che è il misticismo cristiano, statue che sanguinano, che lacrimano, statue che a detta della Chiesa avrebbero conosciuto miracoli. Nel retro potrete vedere il crocifisso miracoloso che viene alla Bergamo. I preti sostengono che questo crocifisso nel 1250 sia mosso, abbia addirittura mosso una mano. Cosa dovrei dire io che sono stato tutto questo? Tanto tempo così. E da questa parte invece una serie di quadri realizzati in trance. Il medium è Giorgio Condor, che è qui fra noi. Potrete poi osservare una serie di opere di Giusi Musso e una serie di foto che illustrano il bioritmo. Di bioritmo, tra l'altro, avremo occasione di parlare sempre il giorno 30, così come parleremo anche un po' di tutti gli argomenti che vedrete qui trattati. Gustatevi la mostra. Allora, per chi è interessato, abbiamo lo schermo da solo, ma come personale risponderà alla vostra domanda, quindi un consulto. Potete quindi ottenere un consulto di cartomanzia, una prova di bioenergia, poi astrologia, una foto da fotografo ufficiale della manifestazione e delle riviste non scansati un po' più. Un po' visto.